È un po' buio e siamo tornati su BattleCats. Aspettate tutti, ma questo non è The BattleCats, questo è GoGo Pogo Cat. È la versione tarocca di The BattleCats? Certo che no. Va bene, YouTube. È uno spin-off di The BattleCats fatto da Ponos, ossia quelli che hanno fatto The BattleCats. Perché ho fatto questa cosa? Perché uno, volevo registrare The BattleCats, solo che preferisco livellare un po' e quindi non ho niente da fare. E due, perché mi sembra l'ha fatto Matt C. E la maggior parte della cosa che sto facendo adesso le copio da Matt C. Quindi domani potreste vedermi giocare a Brainout. Se non conoscete Matt C, è uno youtuber canadese che gioca un sacco di mobile games. Comunque, siamo con Pogo Cat Coso. A tu tartelagherà un sacco, sarà un video unico perché credo sia tanto bello. Sì, ve lo spiego io intanto. Allora, è un po' laggosino. In sintesi potete fare un salto a mezz'aria. Ma collezionando delle fatine gatto, ecco quella nella bolla. Praticamente voi potete sono morto. Ma voi la potete utilizzare per fare un salto extra, però scompare. Quindi la utilizzate, fate un salto extra in aria, poi quella scompare. E otteniamo monete e gemme. Con le gemme possiamo potenziare i nostri gatti. Con le monete possiamo aprire le capsule per trovare nuove skin. Skin, attenzione, non gatti, skin. Perché, cioè, oggi sono gatti, ma non sono truppe alla fine. Perché non stiamo giocando con delle truppe. Stiamo soltanto saltando in giro con un pogo. Si potete fare un minimo di due salti in aria. È veramente strano che quelli di The BattleCats abbiano creato anche un gioco del genere. Ma ovviamente, come sappiamo tutti, il loro gioco con più successo è The BattleCats, di cui non faccio un video da tanto. Ma ve l'ho detto perché devo farmare un po' di XP. E anche perché non... Ah, cacchio, l'angolo. Ma anche perché non ci sto giocando un sacco in questo periodo, quindi devo farmi ritornare un po' la voglia, sapete? Sapete, non so se lo sapete, ma io faccio video su YouTube perché mi piace. Comunque, il fatto sta che se non avete visto il canale di Matt C, vi consiglio di vederlo. Se saprò come fare, metterò il link del suo video di GoGo Pogo Cat in descrizione. È canadese, quindi parla in inglese, spero che lo capiate abbastanza bene. E prendiamo un po' di gemme. No, porco lo schifo. E questo è il gioco, non è nulla di che, ma è carino, devo ammetterlo, per essere uno spin-off di The BattleCats. Abbiamo 5 monete, wow. Però se andiamo su Character Select, possiamo upgradarlo, il nostro Pogo Cat. E voglio veramente mostrarvi un Capsules Opening. Quindi credo che farò un piccolo taglio finché non avrò un po' di roba. E sì, ci vediamo ragazzi, aspetta, datemi solo un attimo. Ok ragazzi, è ripartito, giusto? Sì, è ripartito, ok. Ok ragazzi, Nico Luga mi ha dato un regalo. E mi ha dato 500 monete. E quanto servono per aprire una capsula? 150? Buone, possiamo aprire due. Proviamo. Ovvio, saranno solo skin, quindi non avranno tanti effetti. Beh, più che altro alcuni sono più specializzati secondo una cosa, come collezionare monete. Altri invece secondo un'altra, come per esempio fare più punti. E c'è un pochino di BattleCats, se ci pensate bene, ma hey. BattleCats sinceramente è un gioco che io adoro. Abbiamo ottenuto NerdCat! Quello che voglio nel gioco, che adorerei avere nel gioco, ma non ce l'ho. Poi, un altro? Dai, dammi qualcuno di buono. Casa Ciso. Ragazzi, nel gioco The BattleCats intendo è una Uber molto forte che potete spammare. Sì, possiamo prendere un altro, wow. Chi troveremo?
Flower Cat, lo potrei già ottenere su The Battle Cat, ma non so. Bisogna fare tipo con delle le porte del dojo, tipo fare così tipo 500 volte in un minuto, cosa che è impossibile per me perché sono stupido a volte. Ma hey, guardiamo questi nuovi personaggi. Pogo Cat, ok. Flower Cat wants to vuole portare la sua amico pianta più vicino al suo amato sole. Ok, bene, non è conveniente. Nerd Cat è nel centro di una guerra di fuoco iniziata da una revisione di un bastone da pogo brutto, credo. Casa Ciso, l'alleanza Ciso ha scoperto la chiave per il rimbalzo superiore, hopping, credo si traduca. Proviamo un po' casa Ciso, perché mi interessa, sì. Oddio, lagga. Ovviamente non so se avete visto, ma se avete visto il mio video di Geometry Dash, capirete che non mi piace un sacco registrare runner game, perché lagga un sacco, sì. Ok, abbiamo ottenuto una fatina. Ne potete avere più di uno, ma magari ve ne sarete anche accorti. Ah, tra l'altro ci sono anche degli achievement in sto gioco che possono darvi cibo per gatto su The Battle, per gatti su The Battle Cats. Oh, cacchio. Cioè, abbiamo ottenuto 4 monete? Come? Ah, sì, giusto. 4 monete, buono. Vedete? Tipo qua, colleziona 75 gemme in una partita per 3 volte di fila. Suppongo che siano di fila. Per superare con l'achievement e ottenere le ricompense dell'achievement. Editor, tra l'altro, fammi sapere se devo fare video un po' più lunghi, che così tu li riesci a tagliare. Editor, se riesci a tagliare i video, come riesci a tagliarli? Dipende chi edito. Perché uno dei miei youtuber preferiti, come ci ha detto in questo video, cacchio, devo usare la fatina. Dice uno dei miei youtuber preferiti, come ho detto in questo video, è Matchy, che vi consiglio comunque di guardare perché è un grande, che praticamente lui mentre gioca fa, cioè gioca per un sacco di tempo di fila, tipo un'ora o due ore, un'ora e mezza, due ore di fila. Ma praticamente il suo editor, perché anche lui è un editor, siamo la stessa persona, sento, sì. Perché il suo editor gli taglia un sacco di video, capite? Ovvio, lui giocando un sacco i video gli escono di mezz'ora, ma io preferirei giocherei un'oretta dai giochi. E però dipende se riesci a metterlo sotto un quarto d'ora, editor. Ho fiducia in te. Chiunque dei miei due editor sta editando. Fatto sta che casa Ciso, mamma mia, sei forte. Già nel gioco, ok? Già in anche in The Battle, cazzo, forte. Ok? Bounce, porco lo schifo. Tra l'altro c'è la stessa musica di quando vincete su The Battle, cazzo, anche se qui non vincete. Allora, il mio achievement. Complete. 50 monete. Yay. Ecco, vedete? Fai una combo di 7 salti consecutivi. Ok. La farò. Editor, se questa parte dove cerco di fare la combo è noiosa, tagliala. Sapessi come fare le combo più che altro. È molto bello sto gioco comunque, ragazzi. Ovvio, non è bello come The Battle Cat, perché non c'è così tanto contenuto qui. Ma hey, è comunque fantastico secondo me. No, devo saltare. Non credo che riuscirò a fare le combo, ma hey. Questo video quant'è? 9 minuti, ok, facciamo un'ultima partita, ragazzuoli. Mi metto off camera. Non so se sono io, ragazzi, ma questa musica mi ricorda di Mario e Luigi Superstar Saga, che veramente, non so se lo sapete, ma io adoro gli
RPC di Mario Luigi. Ah, comunque ecco, sto facendo delle combo. Ah, suppongo sia fare dei salti consecutivi senza mai smettere manco una volta. Ovvio, i salti si fanno quando è necessario. Oh boy, quanto lag. Ah, beh, ho detto che era l'ultima partita, quindi spero vi sia piaciuto questo video. Non credo ci farò una serie perché non mi sembra così tanto interessante. Mi sta cadendo il telefono. Ma se vi è piaciuto questo video, potrei anche farci una serie. Se raggiungiamo almeno 3 like sotto questo video, lo farò in una miniserie. Perché mini? Perché ho troppe serie sul canale e poi diventa un po' un casino gestirle tutte quante. E poi perché lagga un sacco quando registro, quindi. E poi perché dopo un po' può diventare noioso per voi ragazzi. Comunque spero vi sia piaciuto il video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.